benvenuti ad un nuovo appuntamento con La Voce del Consiglio, la trasmissione istituzionale a cura della redazione di RTV 38 che si occupa dei principali temi trattati dall'Assemblea Toscana. In Consiglio regionale, nel corso delle ultime sedute, ha tenuto banco il tema della sicurezza sui luoghi di lavoro, in particolare con l'informativa in aula da parte dell'assessore regionale Stefano Ciuofo, che ha sottolineato l'impegno della Giunta toscana sul fronte della sicurezza e della prevenzione nei luoghi di lavoro. A livello nazionale, i dati di copertura dei controlli sul lavoro mostrano che la Toscana si è collocata al secondo posto in Italia, con una copertura territoriale dell'8,7% ed ha incassato 24 milioni dalle sanzioni per le infrazioni, cifra interamente dedicata all'implementazione delle azioni di controllo e tutela. Lo ha affermato l'assessore Stefano Ciuofo in occasione della sua informativa all'Aula di Palazzo del Pegaso, sottolineando anche la sottoscrizione di un protocollo sulla legalità con le prefetture e le categorie economiche per incrementare i controlli in cantiere e contrastare le infiltrazioni mafiose. L'intenzione della regione, ha spiegato Ciuofo, è estendere a tutti i cantieri pubblici il controllo delle presenze con l'uso della tessera sanitaria, che dovrebbe dare la possibilità di sapere chi c'è preventivamente al lavoro. C'è un impegno che è riconosciuto anche dalle statistiche, perché ogni anno la Regione Toscana si colloca tra le regioni più virtuose per quanto riguarda appunto i controlli e per quanto riguarda la salvaguardia degli incidenti, ma tutto quello che accade, anche un solo incidente, ma soprattutto anche un solo morto, è una cosa che non è tollerabile, quindi occorre fare di più. Noi indichiamo alcuni aspetti che sono contenuti anche in quelle che il nostro segretario Fossi ha chiamato la Carta di Firenze, vale a dire ridurre i subappalti, soprattutto o almeno in alcuni settori che sono più esposti, come quello dell'edilizia e della filiera agricola. Aumentare i controlli, e per questo occorrono più ispettori, occorre maggiore personale sia per l'ispettorato del lavoro che è ministeriale, sia per quanto riguarda anche le persone dedicate da parte delle aziende sanitarie. Occorre una formazione per la cultura della sicurezza e della legalità. La Regione Toscana sicuramente ha a cuore la sicurezza dei lavoratori, e da quanto si evince dalla comunicazione dell'assessore Ciuofo sicuramente non è un tema che passa in secondo piano all'attenzione di chi governa oggi la regione. Stesso discorso vale per il governo nazionale. Il governo nazionale ha messo in piedi un aumento, ha assunto 800 nuovi ispettori per controllare e vigilare sui cantieri, sugli appalti, ha messo in programma un aumento del 40% dei controlli, e aggiungo io, tanti di questi controlli dovranno essere fatti anche sulla tipologia di contratti, non soltanto sui dispositivi di sicurezza usati o su come i cantieri lavorano, perché purtroppo anche il tema dei contratti è un tema che ricorre sempre più spesso e volentieri al lavoratore non si fa il contratto più consono e più congruo alle proprie mansioni, ma quello più congruo e più consono alla sua retribuzione, e quindi questo è quanto di più sbagliato possa accadere. Io mi auguro che non ci siano divisioni politiche e che la si finisca di strumentalizzare chi perde la vita, chi esce da casa per andare a lavorare e non fa ritorno alla propria famiglia, che è quanto di più brutto ci possa essere per fare battaglia politica. Pensate, nel 2017 è stato chiuso l'apparato gestionale dal punto di vista amministrativo regionale che gestiva tutto il tema della sicurezza sul lavoro, ed è stato accorpato a tutto quello che oggi è il tema della sanità, il tema della gestione, diciamo, anche sulla sicurezza in tema sanitario. Quindi un unico una maxi struttura regionale, su cui però ci sono dei dati allarmanti, perché pochissimi sono i dipendenti che occupano, diciamo, la posizione in tema di controlli, in tema di sicurezza. È un lavoro molto molto delicato, e dopo un paio di anni all'interno di quella struttura tutti i dipendenti, una gran parte di loro, chiedono di essere trasferiti altrove.
perché comunque il lavoro è difficile, quello di andare a controllare, ma soprattutto di recarsi sui luoghi dove è avvenuta una morte, quindi questo è quello anche che fa quell'ufficio competente, quindi un lavoro molto particolare, molto stressante, molto difficile, su cui c'è bisogno anche di fare dei corsi di formazione, di corsi di stabilità anche psicologica per coloro che vi lavorano all'interno. L'attività che può essere fatta viene svolta, quello che riteniamo essere opportuno e doveroso, che forse servono meno leggi, ma serve maggiore verifica e puntualità e attuazione delle stesse, serve che le persone possano essere messe nelle condizioni di lavorare in maniera sicura e soprattutto che le nostre aziende sanitarie siano collaborative nei confronti degli imprenditori e nei confronti dei lavoratori. Serve magari maggiore comprensione, maggiore disponibilità, flessibilità, ma anche normative più semplici. Questo è l'invito che fa Italia Viva per fare in modo che il lavoro possa essere svolto in sicurezza e che nel contempo le imprese possano lavorare, ma allo stesso tempo le ASL possano essere dei soggetti che lavorano al fianco delle imprese insieme ai lavoratori, semplificando anche il quadro normativo. Molte volte ci si limita o ci si difende facendo una normativa, ma poi molte volte si creano maggiori oneri, magari burocratici, meno carte e maggiore tutela del lavoratore. È bene che ci sia, come è stato detto, una formazione fin dai tempi della scuola per creare una cultura della sicurezza e una cultura poi da parte degli operatori, degli imprenditori sulla questione sicurezza dei luoghi di lavoro. In realtà però poi dobbiamo essere realisti e finiamo per doversi scontrare con una realtà che è ben diversa, perché comunque l'economia è quella che è, langue, e automaticamente tutti noi vanno a fare la spesa dove c'è le cose che costano meno, sia in ambito di abbigliamento che in ambito di sostentamento di cibo. Per cui benissimo fare della prevenzione e di fare sicurezza sui luoghi di lavoro, ma bisogna essere quantomeno realisti. Altro tema all'ordine del giorno in Consiglio regionale è quello relativo al piano di tutela delle acque per quanto riguarda tutto il territorio toscano. In aula il dibattito si è concentrato anche sul futuro, non solo sul presente, con le prospettive di questo progetto che deve includere anche la partecipazione delle varie comunità. Vediamo. Lungo dibattito in Consiglio regionale sul documento preliminare riguardante il piano di tutela delle acque, che prevede tra le altre cose interventi su infrastrutture idriche primarie per l'adeguamento e la messa in sicurezza degli invasi esistenti e la realizzazione di nuovi. Come spiegato dall'assessore all'ambiente Monia Monni nella sua informativa in aula, gli altri obiettivi principali sono la definizione degli interventi e le misure necessarie alla tutela qualitativa e quantitativa del sistema idrico. Abbiamo evidenziato, lo abbiamo fatto come gruppo del Partito Democratico, trovando piena corrispondenza anche negli impegni dell'assessore Monni, ovviamente abbiamo evidenziato l'importanza anche di un percorso di partecipazione che si rivolgano anche alla cittadinanza. Quindi si tratta dell'avvio di un percorso così come altri, e questo sta a significare anche l'attivismo, l'attività della Giunta, nella fattispecie e in questo frangente in particolar modo dell'assessora Monni, che sicuramente in questa legislatura ha davvero preso di petto tutta una serie di questioni per cercare anche di segnare, è stato detto anche questo nel dibattito, dei passi in avanti che possano davvero aiutare anche la Regione Toscana a segnare una nuova fase e nella fattispecie e in particolar modo per quanto riguarda la tutela della risorsa acqua, che sarà sempre più strategica e rilevante oggi come nei mesi e negli anni che abbiamo di fronte. Serve un cambio di paradigma completo, così come ci è stato anche suggerito da vari enti e istituti che lavorano a quelli che sono i modelli pluviometrici e quelli che lavorano in tutti i campi che riguardano la risorsa acqua nel suo insieme.
C'è da dire una cosa, che le perdite che derivano dagli acquedotti in alcune città, specialmente ancora oggi, sono enormi. Le risorse idriche, così come esistono adesso e come sono adesso, non sono migliorate se non in pochi casi, mentre altre hanno avuto netti peggioramenti anche da nuove sostanze che in Veneto, lo ricordiamo, stanno facendo danni enormi e sono estremamente pericolose. E c'è una riflessione che è ancora in corso sul fatto della pubblicizzazione dell'acqua. C'è il cuneo salino, che è una grande risorsa per tutto il nostro ecosistema delle dune marine. In tutto questo la Regione in questi anni, bisogna dire che non si è attivata molto. Quindi questa informativa preliminare è sicuramente confortante dal punto di vista che perlomeno la Regione mette un'attenzione sopra, ma ci sono tanti aspetti che invece quando si arriverà poi alla stesura del piano dovranno essere considerati. L'informativa dell'assessore è un'informativa generale che però non individua correttamente il rapporto fra il piano di tutela delle acque e il piano di gestione, che è l'atto sovraordinato che è di competenza dell'autorità di distretto. Di fatto quest'ultimo, il piano di gestione, è operativo, va di 6 anni in 6 anni, siamo già alla fine del secondo sessennio. In realtà la Regione Toscana dal 2005 non ha aggiornato il proprio piano di tutela delle acque e i risultati purtroppo si vedono. Ci sono circa il 5% delle acque superficiali in condizioni molto critiche, il 22% di acque superficiali in condizioni assolutamente non sufficienti e altre in condizioni scarse. Quindi è evidente che occorre intervenire sulla qualità dell'acqua laddove ci sono scarichi impropri e soprattutto recuperando tutta la gran parte di acqua che va dispersa all'interno di acquedotti ancora in larga parte colabrodo. Il PD si è fermato sull'operazione della multi-utility che richiederebbe la quotazione in borsa e quindi la raccolta di grande patrimonio, di grandi investimenti per realizzare queste opere e dopo 20 anni la Toscana si ritrova ancora in una situazione molto deficitaria. L'atto che ci viene proposto è un atto molto tecnico che ci pare, come spesso succede, sfugga un po' alcune invece impostazioni di ordine politico che non si trovano nel documento e quindi questo è il primo elemento che ci è parso corretto rilevare. E facendo seguito a questo tipo di approccio abbiamo messo in evidenza in primo luogo quanto, soprattutto pensando all'acqua come tema centrale, come bene della vita costituzionalmente garantito, come riferimento ovviamente voluto anche da un referendum importante come quello del 2011, però è altrettanto vero che l'acqua, pensiamo ai fenomeni alluvionali, è un altrettanto tema da tenere sotto controllo sotto questo profilo. E quindi abbiamo evidenziato come per esempio il tema del consumo di suolo sia collegato al tema dell'acqua e probabilmente la legge 65 del 2014, in realtà largamente svuotata, modificata più di 90 volte negli anni, in questi 10 anni, vada sostanzialmente rivista a tutela di quello che sono i cambiamenti climatici. Io sono venuto qui specificatamente per gli agenti inquinanti, soprattutto per il PFAS, che è un agente inquinante che non si degrada, resta intonso nei secoli, sia per quello che riguarda l'ambiente, sia per quello che riguarda, qualora ingerito, l'essere umano. È un agente che crea o può creare danni impressionanti, l'aumento del cancro, deformità nei bambini, nascita dei bambini sottopeso e la sterilità maschile. Fortunatamente gli esami che ARPAT ha fatto hanno dimostrato che la Toscana in questo momento non ha questa emergenza, i parametri sono tutti sotto il limite di guardia, abbondantemente oserei anche dire, anche se lì si parla dal depuratore in poi, bisognerebbe vedere cosa c'è prima, ma dispiace che il Partito Democratico invece abbia votato contro quello che era un documento proposto dal Movimento 5 Stelle che era assolutamente di buon senso e poi solo di indirizzo, cioè mantenere un controllo costante, determinare e capire bene quali siano i limiti e fare sì che i controlli si susseguino con una certa scadenza. Questi dunque i temi principali affrontati nell'aula di Palazzo del Pegaso, ovvero la sicurezza sui luoghi di lavoro, il piano di gestione e tutela delle acque a livello
regionale per questa puntata della Voce del Consiglio è davvero tutto. L'appuntamento su RTV 38 torna come sempre la prossima settimana. Grazie per averci seguito e buon proseguimento. Arrivederci.